Sulle grandi navi mi sembra che la soluzione del canale Vittorio Emanuele, su cui punta anche il sindaco Brugnaro, riesca a coniugare e tutelare la salvaguardia ambientale e i posti di lavoro, la stazione marittima e l'indotto economico. La dichiarazione della capogruppo PD in regione Alessandra Moretti apre lo scenario a un'inedita convergenza di intenti tra Luigi Brugnaro e il centrosinistra veneziano. Non si tratta di essere d'accordo o in disaccordo con Brugnaro, puntualizza il capogruppo in consiglio comunale Andrea Ferrazzi, ma di dare una risposta definitiva a un problema troppo a lungo rimandato. La soluzione del Vittorio Emanuele può essere la via per risolvere velocemente la questione, del resto se ne parlava da prima che l'attuale sindaco si affacciasse sulla scena politica. L'ipotesi dello scavo del canale Emanuele già esistente, cioè quello che collega, diciamo, la parte di Porto Marghera con la stazione marittima, era già presente nel programma del centro-sinistra di alcuni anni fa e gli permetterebbe di anche pensare a un progetto di rigenerazione della stessa parte importante di Porto Marghera. Credo che nel partito si dovrebbe un po' parlare, ribatte infastidito l'ex candidato sindaco Felice Casson, da sempre contrario a nuovi scavi in laguna. Il capogruppo in Senato, Luigi Zanda, la pensa come me e anche nel PD veneziano c'è chi è nettamente contrario al Vittorio Emanuele. Casson ha sottoscritto il programma che era il programma del Partito Democratico, come che ribadeva esattamente questo, cioè si vadano a valutare in maniera comparata tutte le soluzioni in modo tale che si possa trovare la soluzione che coniuga nel migliore modo possibile la difesa della salvaguardia lagunare, dell'equilibrio, del precario, importantissimo equilibrio della laguna dal punto di vista appunto ambientale, con la difesa e la promozione del porto e i posti di lavoro. Quindi è del tutto coerente con quello che abbiamo sempre detto e che stiamo dicendo da tempo.